Gli Alpini di Domodossola, Coroana Alpino, ha presentato oggi un CD dal titolo omonimo. Sono con Enzo Sartori, direttore maestro del coro. Vuol raccontarci quindi di questo CD, com'è nato? Sì, nasce innanzitutto dai tempi di pandemia, per cui è un disco che nella speranza di poterne realizzare altri sarà comunque per noi speciale e cade nel 150° anniversario della fondazione del Corpo degli Alpini, per cui per noi è un grande onore poter avere questa ricorrenza a cui abbiamo tenuto così tanto. E il disco verrà presentato ufficialmente il 25 giugno a Baceno in occasione del secondo raduno di valle dei gruppi delle Valle Antigorio Formazza. Ed è quindi un lavoro di sinergia grande tra la sezione di Domodossola, la sua struttura così cristallina ma anche fluida, e tutto il nostro coro che è formato da circa 30 elementi, e siamo riusciti a realizzarlo nei tempi di pandemia, cosa che è stata non facile, cercando di rimanere sempre ligi alle regole, ma anche attenti a non dimenticare il nostro bagaglio musicale e la voglia di cantare. Ecco, vuol dirci qualcosa dei brani contenuti nel CD? Quanti sono? Sì, certo, sono 13 brani e vanno da grandi classici come Renato Poveretto, Montecanino oppure La mia bella lei mi aspetta, ad altri brani legati al mondo popolare che comunque rispetto agli alpini fa sempre parte, per cui ritroviamo La Montanara, La Veggiù delle Montagne, Domande Festa e il celebre Testamento del Capitano. E gli armonizzatori, perché dobbiamo ricordare che queste sono melodie nate dall'unione di soldati di tutta Italia, ma che sono poi state armonizzate da grandissimi musicisti, così che il repertorio corale della SAT o comunque del genere del nostro coro è ormai diventato un classico. C'è questa strana unione tra voci che devono essere cosiddette dilettanti e invece impronta armonica di grandissimi musicisti. Ad esempio Arturo Benedetti Michelangeli, per noi pianisti, parlo io essendo pianista, è un mostro sacro di quello che sono stati appunto i più grandi esecutori del 1900. Dove è stato registrato questo CD? Abbiamo avuto la fortuna di essere ospiti per questi 2 anni di pandemia della sede del gruppo Alpini di Trontano, che è una sede molto buona come acustica e anche grande, ci rendeva disponibile un'entrata, un'uscita, il modo di aderire a tutte le norme anti-pandemia. E abbiamo registrato proprio lì perché ci sembrava giusto ricordare questa nostra esperienza con un tecnico che si chiama Paolo Guerini, bravissimo di Bergamo, che ringrazio e che ha un'etichetta discografica appunto classica dal vivo. È stato difficile, impegnativo? Ma è stato essenzialmente bello, perché per chi ha passione di cantare, per chi è legato al mondo alpino, come posso essere io, ma anche tutti i miei coristi, è stato un lavoro certamente, ma un lavoro di grande passione, di grande impegno che dà ancora più energia per il futuro. Tant'è che vorremmo regalare il prossimo anno, per quello che possono essere le nostre possibilità musicali, espresse al meglio, però un nuovo disco per il centenario della sezione di Domodossola che cade il prossimo anno. Quindi questo è solo un inizio, Sì, insomma. speriamo che non sia una minaccia, ma assolutamente la voglia di cantare e anche di avvicinarsi al mondo degli alpini anche attraverso la musica. Ecco, l'età media dei coristi, ci sono anche giovani che sono attirati da questo genere di musica oppure è difficile trovare giovani? Entrambe le risposte sono vere, cioè è difficile trovare cantori che sappiano impegnarsi in tutte le età, ma da anni siamo attivi con un progetto giovani che ha portato, direi, ottimi risultati, perché 3 coristi sono all'interno della formazione e sotto i 18 anni. Abbiamo però un'età media, diciamo, di 40 anni, perché abbiamo anche il nostro Nini Ruga, tenore primo, che ha già cantato in vari cori, come per esempio quello dell'Andolla, che ha quasi 86 anni, e riusciamo a fare coniugare le esperienze di 3 generazioni insieme, cosa che a livello umano ci rende ancora più orgogliosi e ricchi. Come verrà diffuso questo CD? Ma sarà disponibile come tutti i prodotti dell'ANA tramite i gruppi, sarà prenotabile e già in occasione del 25 giugno a Baceno sarà possibile prenotare attraverso i gruppi di Baceno. Il costo di questo CD? Sarà l'offerta, ma è possibile che sia intorno ai 15 euro.